Otto nuovi varchi, di cui sei realizzati in prossimità delle sezioni in uscita della ZTL, oltre all'aggiornamento tecnologico di un varco già esistente, quello di Viale Buozzi, sono le novità più importanti che interesseranno la zona traffico limitato di Arezzo e la modalità di rilevazione di eventuali violazioni alla disciplina della circolazione in centro storico a partire dal mese di giugno, dopo un periodo di sperimentazione che durerà 60 giorni e che partirà lunedì prossimo. Anche in uscita, dunque, le targhe dei mezzi saranno monitorate grazie a una telecamera in grado di coprire l'intera carreggiata, un'incrementata capacità di ripresa che non darà possibilità di sfuggire ai controlli. Secondo il sindaco Ghinelli, l'obiettivo finale è quello di proteggere per quanto possibile il centro storico dalle autovetture, questo perché è esteticamente bello e particolarmente sensibile per la natura stessa delle strade, nate per il transito di carretti e cavalli e non di automobili, e per il numero dei posti auto a disposizione dei residenti. Il fatto che finora fosse rilevato solo il passaggio in ingresso ha generato l'abitudine di chi sosta all'interno della ZTL di non porsi i limiti di orario. Questo comportamento, secondo il sindaco, non può essere rilevato puntualmente dagli agenti, che hanno ben altri compiti relativi alla sicurezza dei cittadini. Quindi abbiamo pensato, senza cambiare le regole, a un sistema di controllo in uscita. L'intervallo di tempo tra l'ingresso, ammettiamo alle 8:29 di un'auto, e quello di uscita prevede comunque un comporto di 20 minuti, una misura elastica perché in questi casi non sarebbe giusto sanzionare gli automobilisti che sono entrati nella ZTL entro l'orario consentito. Le sanzioni scatteranno dall'8 giugno. Per i residenti non cambierà nulla, potranno continuare a uscire senza limiti di orario sia dalla ZTLA che da quella B. Dei nuovi varchi, due sono in ingresso alla ZTLB e saranno collocati all'ingresso di via Montetini e all'ingresso di via della Fioraia di fronte alla Sala Sant'Ignazio. Gli altri sei sono in uscita sia dalla ZTLA che da quella B e saranno in via Pileati davanti alla biblioteca, Borgo Santa Croce in prossimità del semaforo, via Buozzi all'altezza del varco in entrata, via Padre Caprara poco prima della rampa in discesa, piaggia di Murello di fronte quasi al Museo Statale, via Isidoro del Lungo nei pressi dell'incrocio con via Cavour.